Buon pomeriggio, care amiche, cari amici di Barba Sofia, benvenute. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Barba Sofia. Inizio oggi con un ospite speciale, un appuntamento chiamato un Barba Caffè con. E il Barba Caffè con sarà con appunto un ospite speciale con cui inauguriamo questo nuovo momento di dialogo, di simposio. State arrivando, siete già tantissimi. Allora, ciao Max, ciao, 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 ciao Romualdo, ciao French, ciao a tutti. E inizieremo questo Barba Caffè con Germano Lanzoni, meglio conosciuto come ovviamente il milanese imbruttito. E parleremo della filosofia del milanese imbruttito. Vediamo se è già arrivato, c'è già, lo accettiamo. Così iniziamo questo simposio, questa chiacchierata in accettato. Cioè è bello questo, chiedere a qualcuno di bussare alla porta e poi accettarlo. E dovrebbe esserci. Ciao! Ma Ciao, mi senti? sì, ti sento, Ciao! ma è dato dalla sapienza e mi piace anche questa contrapposizione di scenografia, dove io come vedi, delle pinne, ci sono delle pinne. Bellissimo, cioè tutto vuoto, bianco con delle pinne. Sembra anche un po' l'ufficio del mega direttore galattico a cui accede il mitico Paolo Villaggio in Fantozzi. Cioè, ma ci sono le piante di cactus e le pelle umana. Ti faccio fare una rotazione. Non ci sono le piante, ma come simbolismo postmoderno, dire la posa di riposo che è vietata nell'azienda, invece, quindi, e inoltre mi permetto di farti notare di come l'esaltazione poi tra persona, personaggio, Vai, vai. Indosso la maglietta di me stesso, No, guarda. vabbè, questo è veramente è sovrastrutturale, cioè, cos'è, un germano al cubo in questo punto? Un germano al cubo. Bello. Mantenendo il ruolo, cioè lasciando esternamente ciò che viene percepito, cioè un'opera d'arte addirittura, perché non è una maglietta, è un'opera di un artista che oggi ho indossato proprio per dimostrare Dunque, è quanto. vero, non è soltanto la maglietta con il milanese imbruttito, con il film, con il sito. No, 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 è un'opera d'arte. C'è un artista che ti ha usato come musa. Ti sei messo in posa, hai fatto il modello. Purtroppo no, ecco, purtroppo l'esperienza della musa, alle quali siamo eternamente grati, no? Ogni riga che ho scritto nella mia vita lo devo come restituzione di bellezza ricevuta o dalla vita o spesso volentieri dall'altra F che è oltre il fatturato. Oltre al fatturato, senti, tra poco arriveremo a parlare, come ho detto, di una ipotetica filosofia del milanese imbruttito, perché c'è ovviamente il milanese imbruttito. Vedremo un po' se la bruttezza può essere una via di ascensione. Per Platone la bellezza lo è, per il cristianesimo la bellezza lo è. Vediamo la bruttezza dove ci può portare. Nel chat già tantissimi scrivono chiaramente i tuoi slogan, il tac, il fighe fatturato. Però la prima cosa che io ho notato quando ho scoperto i tuoi video, mi hanno sempre fatto tantissimo ridere, ovviamente è un omaggio al cabaret della comicità lombarda e milanese. Ovviamente Renato Pozzetto è scontato, però due parole sul grande Renato le possiamo spendere, e poi su quello che è un personaggio per la mia generazione, i ragazzi di 65, cioè Zampetti. Allora, quanto sei debitore? L'hanno fatto in tanti, però magari non tutti quelli che seguono Barba Sofia conoscono questa storia. Questi personaggi
milanesi, quanto ti ha veramente influenzato, è anche un omaggio, no? Il tuo personaggio. Sì. È la maschera, cioè la potenza dei nomi che hai fatto, sono stati artisti in grado di indossare la maschera, cioè quello di interpretare attraverso il loro linguaggio o i loro vizi, le loro virtù, la maggior parte degli altri. Io citerei anche Scotti, il Bauscia, che fu, secondo me, il primo grande attore che, tra l'altro, giocando in un crossover tra pubblicità e teatro, pubblicità e commedia, si è fatto un po' di grano, perché comunque, ben sapete, cioè, Che il vuoi? giornale ha una sua grande restituzione egoica con la risata, ma poi chiaramente deve guadagnare. Sicuramente Pozzetto, perché nel Tormentone Tac, che è un omaggio al ragazzo di campagna e a tutta l'epopea di Renato, che è stato per anni il mio attore preferito. Ero un adolescente, andavo a Arcione, mio zio aveva un albergo, e vicino all'albergo era Riva Azzurra di Rimini, c'era il cinema all'aperto, e io non mi sono perso un film di Renato, anche Agenzia Riccardo Finzi, No, praticamente detective. Cioè, però dai, momenti di... Renato è stato chiaramente poi ogni attore può invecchiare più o meno bene. Tra l'altro l'ho visto da Fazio con un altro grandissimo, perché per me Nino Frassica è nell'Olimpo dei comici, nell'Olimpo dei comici, perché è uno dei pochi che mi fa ridere e crepapelle. Ho visto la gag di Pozzetto, no? Da Frassica, Fazio, l'avrai visto anche tu quando fa il contadino a Milano che alleva il suo piano, quindi dice una mucca, e beh, ancora insegnato a tanti cosa vuol dire fare il comico. Dunque Renato Pozzetto, e poi ha Ma regalato poi incredibile. Poi il successo l'ha portato. Renato, Vai, vai, vai. no, volevo dire, Renato Pozzetto, oltre alla maschera, lui interpreta in assoluto il surrealismo milanese. Sì. Comunque, Renato, sono degli avanguardisti da un punto di vista proprio di interpretazione della maschera comica, con l'aiuto di una generazione straordinaria. Iannacci, Gaber, ma tutto poi il gruppo del Derby, in modo particolare l'asse Iannacci, Cocchi e Renato, che non a caso, quando arrivi a Milano, tu c'è la gigantografia in Sì, stazione centrale, attenzione. Gaber, Iannacci, Fo. Quella è la grande fortuna dello scambio, che credo che il surrealismo di Cocchi e Renato ancora oggi è inavvicinabile, anche se è stato, come dire, stoganato quello che può essere la rottura del linguaggio, la forzatura della comicità, ma la poesia, là in mezzo al mar ci sono che fumano. Sì, Là no, è dove... fantastico. Poi chiaramente hanno fatto scuola, però pensare solo, no, gli Ale Franz, come comunque sono figli di Cocchi e Renato, no, non ci sarebbero stati. Dunque tu parti sicuramente da Renato, che io, un attore che ho adorato negli anni 80, poi io devo scegliere uno, te l'ho già citato all'inizio, per me Paolo Villaggio è qualcosa di straordinario, però chiaramente immagino che anche tu verso Paolo Villaggio non potrai che provare Sì, un'ammirazione totale, perché Paolo è... Vai. vabbè, la grossa differenza, tanto per far capire, a parte che c'è bisogno che io lo sottolinei, Paolo Villaggio ha scritto le cose che ha interpretato, questo è molto importante. Io faccio l'attore e ho la fortuna di interpretare la scrittura del Terzo Segreto di Satira, che hanno la fortuna di interpretare il Grandissimo. soggetto dei fondatori dell'Imbruttito. Quindi io lavoro con 10 teste comiche. Paolo Villaggio partiva dalla sua testa e poi raggiungeva altri. Questo è una grande Certo. differenza tra i nomi che abbiamo fatto fino adesso e il nome che avete in questo Però, momento. Germano, con tutte le dovute sempre, no, differenze, il rispetto per ogni storia, perché ogni equiparazione è difficile da portare avanti, però il milanese imbruttito come progetto diventa una maschera, cioè le maschere, Totò, Fantozzi sono probabilmente le più grandi, poi sono tante altre. Perché poi Zampetti, come doveva arrivare anche lui, è sicuramente una maschera, e molti personaggi di Renato Pozzetto una maschera, Boldi è stata una maschera per molti aspetti, è chiaro, ma il mese di brutto va a collocarsi dentro questa
questo filone. Per me è un filone veramente nobile, perché la maschera, secondo me, recupera da Plauto, no, ad oggi, quella forza attraverso quel tempo. Sì, dall'altro la mia maschera, è che si appoggia come tutti i comici anche alla commedia dell'arte, è un capitano. Cioè, lo vedi, no? Fa il forte coi deboli ed è debolissimo coi forti, no? Quindi sì. Ed è esattamente una maschera contemporanea, perché in una società in cui siamo tutti bravi a essere eroi di tastiera e poi nel confronto in una riunione condominiale non riusciamo neanche a difendere il nostro pianerottolo. Vero, è vero. Nella sconfitta della maschera, cioè il fatto che è un antieroe, anche se poi lui sia giustamente come il capitano pensa di esserlo, c'è una continuità con il Fantozzi, cioè tutto sommato, se l'impiegato era negli anni 70 fino agli anni 2000 la figura che sta sotto il sistema, oggi è dalla partita IVA al CEO quello che è il sistema. Cioè, è quello che è il sistema, è vero, non è più quel sotto la contrapposizione, e diventa anche difficile proprio produrre, no? Poi dei cambiamenti nella società da un punto di vista di organizzazione, no? Politica, era molto più facile per lo Iannacci, poi ho visto, non puoi spendere una parola per la tua, sui palettoni sociali, per lo Iannacci e il Dario Fo, individuare sotto il sopra e schierarsi era molto più facile. Oggi viviamo in una società e un'epoca in cui i disorientamenti, la frammentazione è totale. Sì, allora, molto più facile nel senso che era talmente palese il conflitto. Bravo. E tu basta che ti bilanciavi da una parte e dall'altra e il tuo nemico era talmente chiaro che decidevi dove stare e dove andare a colpire. La satira ha bisogno di un nemico. E hai certo. Citato sia Iannacci, aveva una grande considerazione della società, per cui difendeva, è un'osservazione dal basso, non a caso casa Iannacci, è proprio quello, no? Notavo che loro sono riusciti nei loro pezzi a raccontare le persone. Il Mario in bicicletta, Armando, il Luigi, cioè, invece sempre meno tutti, anzi sempre più raccontiamo noi la nostra vita, la nostra visione. Sì. Oppure si racconta quella società un po' globale, tutto uguale. Io verrò a Milano al PAC domani sera e a un certo punto parlerò dei non luoghi di Marco Auger. Ecco, c'è un problema a volte di non luoghi, cioè tutti i luoghi si assomigliano e non c'è più nessun luogo, e a volte così la comicità diventa un po' innocua. Io, adesso non facciamo dissing, non parlo di altri, ma perché non mi interessa, però ci sono tutta serie di comici, anche in trasmissioni, no? Televisive, sul web, che di fatto producono una comicità senza identità, abbastanza, ma ripetitiva nell'anonimato. La ripetizione è del comico, il comico deve avere quelle battute, però con identità. Alcuni sono annacquati e non sanno raccontare una specificità. Le canzoni di Iannacci ti portano a vedere con gli occhi queste situazioni. Ovviamente Gaber, abbiamo ancora un livello di fantastorie, pazzesco, un livello pazzesco. Però, ascolta, e lo Zampetti invece, che è un personaggio incredibile. Allora, lo Zampetti è, dire, il punto di arrivo di ogni attore. Perché lui è il personaggio, cioè lui non è l'attore che interpreta il personaggio, lui è il personaggio che vive nella realtà. Il dono del Dogli per noi, ma soprattutto, questo me lo disse Massimo Boldi quando, al telefono, mi raccontò che al derby c'erano tre personaggi che alimentavano i comici. Il Bon Giovanni, che era il proprietario, a cui si deve... grandissima la fortuna di Renato, perché lo prendeva proprio a intercalare, in suo modo di dire, il Dogui, perché lui inizialmente era un frequentatore, il personaggio bellissimo, odonto tecnico, ma in realtà per mettersi le notti nei locali di Milano si era inventato il lavoro di rappresentante di whisky. Veramente? Quindi lui girava nei locali per
andare a far finta di prendere un ordine, come va, anche entrava. Ci sono notti leggendarie in cui lui si faceva dare dalla Don Giovanni dell'acqua col ghiaccio per prendere una pastiglia, andava in macchina e lo caricava di whisky. Perché la bellezza del Dobby è che rappresentava un personaggio che lui non era, perché non era poi di quella, cioè viveva in quel mood, in quel livello, ma non aveva le economie per permetterti di vivere in casa propria in Costa Smeralda. Una figura Capito. straordinaria di conflitto, quindi comica per eccellenza. Perché rappresenta il conflitto dall'altra parte, vivendo in realtà le criticità di chi sta di qua, cioè di chi non ce le ha. Di chi non ce le ha. Dunque, veramente così è il personaggio che supera appunto la realtà ed è stata fonte di ispirazione. Poi è chiaro, la popolarità no, dogana tutto e diventi un'icona. Abbiamo visto un po' il passato, ma andiamo, cosa ci sta dietro il progetto milanese imbruttito, ma poi scoppia il fenomeno del milanese imbruttito. Come nasce questo progetto? C'è una scrittura, devo dire, dietro veramente, perché il terzo segreto è veramente geniale in tantissime produzioni. Io continuo a dire che il loro D'Alema è qualcosa di impressionante, e la riunione, il brainstorming di tutti i partiti l'ho trovata veramente stupenda, come leghista. Sono alcuni personaggi veramente incredibili. Come nasce questo progetto, questa collaborazione? Allora, nasce nel 2013 quando tre ragazzi, uno di Taranto, Marco De Crescenzio, Tommaso Pozza da Padova e Federico Marisio da Varese vengono a Milano a studiare. E si rendono conto che noi milanesi parliamo in un modo strano, cosa che non è vero, è il resto d'Italia che parla in modo strano. Ecco, È questo. ovvio. E incominciano a raccontare, a raccogliere, calcola che per avevano 22-23 anni, quindi per loro la piattaforma di internet, di Facebook, era una piattaforma di contenuti. Per quelle della mia età era una piattaforma per vedere se le compagne del liceo potevano essere ancora chiamate o lasciate. O Esatto, per vedere chi era invecchiato meglio o peggio, hai ragione. e quindi loro giocando buttano questo tentativo, anche se hanno una formazione, Marco e Bicocca in social marketing, Pozza lo Yulm, hanno una formazione social e di comunicazione, quindi un po' una sperimentazione, un po' una sperimentazione su quello che hanno studiato. E prende incredibilmente, fanno centro perché? Perché raccontano la città da fuori passando da dentro, cioè hanno un Certo. punto di osservazione esterna e quindi mettono in risalto più facilmente i nostri difetti e esaltano le nostre virtù. Questo binomio fa sì che l'identificazione, o perché ci sei, o perché ci vivi, a alimentare poi questo racconto, ha fatto sì che la community ha cominciato a mandare Certo. foto, a mandare frasi, quindi si è autoalimentato un bacino, un archivio antropologico di Antropologico, frasi. archetipi di umanità, mi verrebbe da dire. Eh sì. Ma tu eri nel teatro. Io all'epoca lavoravo nei peggiori locali di Caracas con la gente di Caracas. In Barona, quartiere nord milanese, perché ho sempre fatto parte del sottoposto, cioè arci, centri sociali, abbiamo sempre raccontato la città alla milanese, nel senso il cantautorato in cui dopo devi cadere nella canzone, devi rompere il cazzo, perché se no non hai fatto serata, no? Quindi l'esigenza di utilizzare la risata per dire qualcosa, che spesso e volentieri in quegli anni erano i sassolini nelle scarpe, è un pretesto per condividere una forma di pensiero. Io ero già un attore del terzo segreto di Satria, facevo il leghista, che praticamente era Sì, il mi gruppo ricordo. senza grano e senza l'altra F. Cioè, Certo. loro, È lì poi l'evoluzione. i fondatori degli Imbruttiti, erano fan del terzo segreto di Satira.
e vedono in un video il loro portinaio, vanno dal portinaio e dicono: Tony, che cazzo ci fai nel video? E lui fa un'operazione, direi, di grande senso anglosassone, le unisce senza chiederci poi, però io qualcosa devo guadagnarci. No? Fa veramente una cosa che fa anche un Certo. po' Milano. E i Fa anche ragazzi un si po' Milano, perché sentono. allora questa questione del profitto e che si parli di profitto è milanese. Tu sai che il torinese per quello che possono dire torinese milanese, so che il mondo è cambiato, però per capire, il torinese lo tiene nascosto il denaro, è chiaro? È l'archetipo Agnelli Berlusconi che la nostra generazione ha in parte avuto con i modelli di imprenditoria diversa, no? Qualche modello di esposizione, la famiglia più segreta, poi per carità è arrivato l'Apo e tutti i segreti sono saltati fuori, ma prima tutto veniva messo a tacere. Però il profitto si fa a Torino, ma non è che lo si debba poi esaltare e sbandierare. Invece questa dimensione, poi il denaro, il profitto c'è proprio nella Sì, Pugliata, no? bene, ma tu sai benissimo che i soldi erano la moneta di Milano. Quindi I soldi. il fatto che da moneta è diventato sinonimo di, è per noi forse anche un po' la cultura mediteuropea, il fatto che il denaro sia figlio anche di una buona capacità operativa e non per forza di una cattiva gestione con la fede, con del resto Ambrogio era cioè, era tedesco, cioè, Sì. l'operosità in una città poi che fai due cose a Milano: lavori, ti formi e ti diverti. Non puoi non divertirti, è sciocco non condividere con le opportunità da sempre, eh? Insomma, da quando Leonardo arriva a Milano e si occupa delle feste lui all'inizio, Certo. perché non gliene fregava un cazzo a nessuno del suo talento. Lui sperava che con l'operazione di marketing, bravissimo, cioè la lettera di Leonardo, credo che sia la prima lettera di marketing, nel senso io vengo a risolverti un tuo problema, no? Poi alla fine faccio anche il pittore, scultore, sono un mezzo genio, però è straordinario. Il fatto che ci si diverta e puoi scegliere come divertirti è E dunque tentativo. mi piace questo parco, è un cristianesimo diverso e mitteleuropeo, diverso da un cristianesimo in parte, no, poi romano e meridionale, con tutti gli stereotipi e le maschere prodotte. Qua ritorniamo, i romani della comicità, perché alla fine io non me ne voglio, io sono dei pochi che ogni tanto su YouTube a Macario. Però non me ne voglia Macario, un grande, Macario un grande, però sono Roma, Milano e Napoli le città, no, dei comici. Poi sicuramente Venezia ha avuto i suoi comici, e poi c'è il mondo tosco emiliano, però adesso uscire tre città, sono, no, Germano queste. Poi ci sono i pugliesi, senza dubbio, c'è la comicità siciliana, però la comicità napoletana, quella romana e quella milanese presenta tre grossi stereotipi su cui poi si costruiscono le situazioni comiche anche. Sì, diciamo che si è avuto la fortuna di avere tre città che hanno dato la grande sperimentazione. Milano attraverso il cabaret. Cioè, nasce con quei due filoni, quello francese e quello tedesco, e dove i primi locali di cabaret di Franco Nebbia venivano chiusi dalla polizia perché facevano satira e ironia. Stiamo parlando comunque del dopoguerra, stiamo parlando di una cultura democristiana generalizzata, comunque oscurantista. Nascono i cabaret con quell'intento. Il derby e tutto il filone che nasce in questa città fino ad arrivare poi alle Chairs di Gabber con la formazione con Streller e del Teatro Canzone. Quindi è una città che sulla comicità ha messo testa, sperimentazione e una propria identità. Questo vale per Roma, in quanto luogo di culto e di sperimentazione assoluta in Italia, comunque rimane il centro oggi anche della cultura cinematografica, Eh rimane sì, il tempio cinema, certo. romano. E E Napoli. del papato,
crea quella comicità antipapista. Pensa nell'Ottocento anche sulle canzoni, no? Che dunque alimentano la presenza del papato, tutta una serie di possibilità di critica, ironia, di sbeffeggio, la maschera, no? Rispetto al Vaticano. Sì, noi siamo tutti molto, 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 molto fortunati. Se tu pensi ai miei colleghi, al mio collega afgano, che appena i talebani sono andati al potere, quello è il vero lavoro nobile del comico. E quando lo fa nel luogo in cui deve farlo, non lo fa per tutta la vita. E Non come lo fa. giornale, questo proprio è un monito per noi, quando tu decidi di scontrarti col sistema, perché riallacciandomi all'origine, se è vero che le figure che hanno l'informazione, il sacerdote e il bardo, hanno il compito di condividerlo, l'informazione più è di valore e più il tuo lavoro deve essere per liberare elementi come la tua, se no ingabbi elementi per un tuo tornaconto. Eh beh, Questo. bello, molto bello. Ascolta, per arrivare, siamo già quasi a mezz'ora, per andare verso poi la chiusura. Allora, chiuderemo con bruttezza, bellezza, però sono curioso perché hai fatto un passaggio non scontato, sfida sempre rischiosa, il cinema. Come la prima settimana di film, perché io ho fatto fare colazione a caffè italiani, cioccolati italiani, e mi appare il tuo volto, prendo il caffè, con la voce di Giorgio e tutta la barista, lo intervisto, arrivo chiacchierato. Allora, come va? Come è stato accolto il film e come sono le esperienze di passare dai 20 minuti, 15 minuti, 5 minuti al film, al lungometraggio? Allora, beh, è un'esperienza totale, nel senso, per me è un passaggio di consapevolezza del ruolo stesso dell'attore e dell'attore comico, perché hai intorno 70 persone che sono 70 talenti che si mettono in gioco in un domino per far sì che tu, quando entri al CIACA, in scena, tu riesca a fare la performance migliore. Ed è una macchina che lavora 10 ore al giorno per 4 minuti di film. 70 persone con talenti mostruosi in camera, mi Salvatore aveva lavorato È con vero. Bertolucci. Quindi hai questa, per me è stata una iniziazione. E tra l'altro è una figata fare iniziazione a una certa età. Adesso io non so se antropologicamente è prevista questo scalo, però è bello perché hai quella maturità di renderti conto che chi è vicino Wow. a te ne sa tantissimo del loro, e ogni secondo che tu stai con loro acquisisci la loro esperienza come una spugna. Questo vale per il make-up, vale per chi fa le luci, va per chi ti racconta la loro storia. Questo è potentissimo. E poi il cinema è davvero, come si dice a Milano, che fa il cinema, no? Cioè questa macchina che si muove, che crea spazi, luoghi, non luoghi, ovunque, in cui tu poi reciti saltando nel tempo, Eh già. perché si vede la location. Quindi la location, tu magari giri alla mattina, giri una scena che del film è all'inizio, dopo ti cambi, sei alla fine, e poi, visto che serve il buio, fai quella scena che eri in conflitto. Allora, ma lì è un'esperienza di switch on off molto Bellissimo. interessante, perché Guarda, è Giovanna, rapida. quello che ho detto sull'età la sottoscrivo. Io ho mio figlio Dedalo che fa teatro e comincia a fare qualche particina anche in fiction o in trasmissioni, e lui la vive come giusto che sia, come un gioco. Poi incrocia di attori magari di 18, 20 anni, 22, che sono agli inizi e iniziano subito con delle cose magari anche semi importanti o importanti, e hanno una percezione quasi tra virgolette come una cosa normale arrivarci dopo un certo percorso, ti fa gustare vivere le cose in modo totalmente diverso. Guarda che nel mio piccolo è la mia storia, perché io insegno per una quindicina d'anni,
e faccio più o meno queste cose, la passione, il cinema, il teatro, per dire che in giardino a fare i simposi. Poi a un certo punto arriva la popolarità e vedi altre cose, ma nel vederle ti porti dietro tutto quel tuo vissuto fatto di letture, di code, di incontri, di testi mandati, di riletture. Dunque la fatica, sarò anch'io un piemontese laborioso, ma arrivarci dopo la fatica è veramente bello, perché io assaporo ogni piccola cosa. Quando mi intervista il più piccolo dei giornali, io dico, vabbè, sull'intervista devo essere pronto a dare tanto, perché non c'è mai per me l'idea, ma questo è un piccolo giornale che se ne frega, capito? Perché arriva quella roba lì, non è che arriva adesso l'intervista Repubblica, do il meglio di me o il Corriere. No, perché siamo il percorso di vita che facciamo e ce lo portiamo dietro. E questo penso che valga anche per te. Nel 2013 c'era un germano alla storia, adesso c'è un altro, ma che contiene quello di prima. In tedesco, io supero, ma contengo quello che c'era prima. Io trovo bellissima questa esperienza. Sai, in teatro mi hanno insegnato questa formula che è molto chiara, che quando cammini lasci tre impronte: la persona, il mestiere e il personaggio, noi attori, ma persona, competenze e ruolo. Il mondo, il pubblico ci percepisce sempre per l'ultimo, ma noi in realtà, se interpretiamo quel ruolo, siamo quel personaggio perché abbiamo le competenze che sostengono, e la differenza la fa la persona. Cioè il flusso che lasci andare di te, del tuo vissuto, per fare la differenza nel tuo ruolo, sia in scena che nella vita. Bellissimo. Condivido questo percorso. Veniamo in chiusura al tema della bruttezza. Perché mettere nel titolo, nel logo, nel marchio, proprio nel percorso, l'imbruttito significa dire le cose in maniera chiara, come stanno. Che valore ha dunque la bruttezza? Il termine imbruttito è proprio un termine inventato dai founder, dai fondatori. E credo che era un modo, se vuoi, ironico e gentile di cogliere l'imbruttimento, e non un abbruttimento, ma una sorta di escalation, di relazione bello negativa nei confronti di qualcosa o qualcuno. Cioè l'imbruttito è quello che ad un certo punto le sue priorità non accettano compromessi, e quindi l'imbruttito, il personaggio, non accetta compromessi in nulla, cioè nel senso che quello che quando sente il vicino di casa che sta uscendo dalla porta, aspetta ad aprire la porta perché non vuole, cioè anticipa gli sbatti, ed è poi chiaramente portato all'eccesso del personaggio, ma è una risposta antropologica della città, perché questa città fatta di velocità, di competizione, di confronto, nella migliore delle ipotesi, ma soprattutto il non ti perdona e la perdita di tempo, vuol dire che tu devi... Ma è infatti il tuo è un personaggio sociologico e antropologico, perché il milanese imbruttito non sarebbe il palermitano imbruttito, che non è il napoletano imbruttito, anche se noi siamo nel veloce liquido del 2021, dunque delle ricorrenze ci sarebbero, no? Esatto, cioè non tanto quello che è, sarebbe dissonante è la radice, no? Perché il palermitano imbruttito partirebbe da una relazione con l'ambiente, con gli altri, diversa, più lenta, anche così a livello stereotipo. Ma in realtà è proprio la società liquida che ha portato il famoso gioco H24, 7 giorni su 7, cioè il lavoro che non è più fissato. C'era Walter Valli che diceva negli anni 70 che Milan, prima deve essere una città, prima di essere una città, è una maniera di vivere. È una maniera di vivere. De fa 40 rop in una volta. Di fare 40 cose. Questo, quindi nel nostro mindset è così. La società di oggi che ha rotto gli orari in ufficio, il lavoro è smart, tu sei la tua idea, fatti startup, mamma mia, senso,
noi siamo diventati tutti imbruttiti, nel senso che l'imbruttimento, che dopo è lavoro, fatture, obiettivi, target, è quello è trasversale. Senti, io ti dico innanzitutto che se hai piacere, tra un po', tra un prossimo anno ci risentiamo, perché tante cose secondo me abbiamo ancora di cui parlare. Ad esempio, le cose che ci rendono brutti, come si può contenere l'imbruttimento? Tu sai che vanno anche di moda, lo dico senza offendere nessuno, poi percorsi di New Age, respirazione, ascolto interiore, sono tutte delle risposte su cui si può anche ironizzare, ma dimostrano che c'è questa paura dell'imbruttimento, perché poi la frenesia ci porta a dei livelli di stress da cui dobbiamo liberarci, noi cerchiamo questi percorsi di recupero di noi stessi, e questo potrebbe essere un tema di Molto. cui Sì, parlare poi. perché è vero che sappiamo correre, ma nessuno sa perché È corre. quello il grande problema, è quello il L'unica grande problema. cosa che ti posso dire, che è un po' se vuoi, il mio bagaglio personale nella lettura degli spazi, dei luoghi senza forma, senza senso, è la risata. Cioè, la distanza che c'è tra l'ideale e il reale è un ottimo punto di osservazione ironico. E se noi utilizziamo la risata con se stessi, con gli altri, non di se stessi e degli altri, si affronta la nostra tragedia come una commedia. Fantastico, condivido, è più che mai l'ironia. Io penso tra l'altro che l'incontro tra il milanese imbruttito e il terzo segreto di Satira sia veramente il caso in cui uno più uno non fa due ma fa tre, perché c'è stato un arricchimento notevole, c'è stato un mettere insieme, no? A parte chiaramente competenze, talenti, intelligenze, ma proprio mettere insieme dei mondi, producendo un arricchimento del mondo, un'implementazione. Tra l'altro prima l'ho fatto vedere, sempre parlando di bruttezza, quindi non di bruttezza, ma di bruttezza, la mia storia di bruttezza di Umberto Eco, in cui prende in esame l'imbruttimento fisico, ma spesso anche l'imbruttimento morale, perché ci sono anche le satire, ahimè, politiche in cui venivano deformate le persone, i personaggi, proprio per dare poi una visione politica del mondo. Senti, in chiusura, non si può dire se è più bello o più brutto, ma tu preferivi, così arriviamo a parlare di una cosa che tra le tante ci accomuna, che è la passione per il calcio. Era più bella la domenica in cui tutte le partite erano le 15, perché io ho dei ricordi indelebili, io con mio papà, la radiolina, al palco, quella roba lì, la nostalgia, dico, ma che bello, erano tutte alle 15, alle 14:30 e vedevi quel 90° minuto con il mitico Paolo Valenti. Era più bello quel mondo là, o adesso l'H24 quasi, comunque 7 giorni su 7 di partite? Allora, ti direi, beh, io ho la tua, anzi, io sono più vecchio, molto più vecchio di te, per cui ho ancora più un rammarico. In più, facendo lo speaker del Milan e quindi costretto a non prendere impegni, ma a concentrarmi al venerdì, al sabato, al martedì, forse al giovedì pomeriggio, alle 18, mezzogiorno, cioè adesso è una vita che un po' rimpiango alle 3 tutte le domeniche. L'ideale sarebbe non così eccessivo, perché poi la distribuzione del calcio ha di per sé una distrazione cosmica generale. Certo. Abbiamo girato il film in Sardegna, ti do questa informazione, Vai, poi vai. ognuno faccia ciò che vuole. Mi hanno fatto notare dove c'è, chi va a vedere il film, c'è la scena del nuraghe, che è su un vicino dove c'è la Saras dei Moratti, cioè la fabbrica. La trasformazione della petroliera, via dicendo, utile a livello, non entro in polemiche, eccetera, ma da un punto di impatto puramente estetico, di bellezza, nulla può competere con la natura, nulla. Quindi mi fanno notare che è stata costruita tra il 69 e il 71. Negli anni 70 il Cagliari vinse lo scudetto sia nel calcio sia nel basket.
Questo Interessante. casuale, non voglio avviare nessun complotto, ma la potenza distraente e la resa di micro soddisfazioni che dà il gioco del calcio, che poi è diventato il fantacalcio, quindi attraverso un gioco hai due micro risposte di endorfine Eh sì. neurotossiche. In un contesto in cui davvero la tua identità cerca sempre di apprendere a più appigli che punti fermi, il calcio così spalmato non è un toccasano, ci avvia verso la bruttezza e non verso la bellezza. Anche secondo me, il motivo lo sappiamo benissimo, sono i televisivi che dominano ormai il grande gioco. Devo dire che non è detto che il giocattolo non si rompa. Io ti faccio un piccolo esempio. Quando andavo alle medie o alle superiori, io il calcio veramente era vissuto quasi da tutta la classe. Oggi il calcio comunque ha perso appeal. Ci sono molti ragazzi, molte ragazze che non lo seguono, non lo seguono. E molti, sai cosa seguono? Tu poi lo saprai benissimo, i calciatori e non le squadre. Questo è un grande cambiamento. Il famoso star system, no? Seguo Mbappé, seguo Ibrahimovic, seguo Ronaldo, seguo Dybala, seguo Lukaku. E ci sono sempre stati i Platini, i Rummenigge, i vostri tre olandesi. Però i nuovi ragazzi sono molto più legati proprio al consumo, al personaggio, rispetto alla squadra, alla storia e tutto quello che è. Anche perché poi lo stesso calciatore replica pensando più a se stesso che alla squadra che Bravo. alla maglia. Quindi è E una su sorta suoi di. vende se stesso, sono pochi, no? Perché anche qui vado alla banalità, ma gli Zanetti, Del Piero, i Maldini non sono all'ordine del giorno, non lo Sì. erano nemmeno, però sono sempre di meno e ognuno No. una piccola impresa che badi Sì, social a perché promuovere sono piccole, medio e grandi imprese, perché alcuni hanno Ronaldo e fatturato Messi, ovvio che sono delle mega imprese. come il PIL del Molise, cioè per Sì. dirlo che non me lo voglia il Pazzesco. PIL del Molise, che li coinvolgo Esiste il sempre. Però Molise? Sì, esiste. Figlia, è tutto, come dire, sono indicator, direbbe il mio personaggio, no? Nel senso che anche nella nostra ricerca catartica troviamo un supereroe che è esattamente il portatore sano di tutte quelle cose che ci tengono nella nostra gabbia. Perché Bello. se io conosco il valore di Ronaldo solo per la Bugatti o aspiro ai suoi addominali, senza sapere che quell'uomo lì per avere quegli addominali si fa un culo pazzesco, comunque in palestra, San Rome, gli olimpici, ai tempi grigi, e per fare quel fatturato lì lavora e presta la sua immagine H24, cioè non è più un uomo, è un'azienda. Perché dopo, quello che si capisce da quello che non si percepisce da fuori, quando tu diventi un brand non sei più un essere umano, sei un'azienda, entri nei meccanismi di mercato, non nelle relazioni delle Non, persone. e lì c'è un problema dell'essere e non dell'avere di From. E devo dire che il tuo personaggio comunque non mette mai in luce la bellezza di quella vita. Si ride, però c'è quell'anche distacco da quella vita. A un certo punto uno realizza, ma tutto sommato quella vita non è la vita che vorrei vivere. E dunque ci sono, secondo me, sociale e culturale che porta avanti il tuo personaggio. Ed è il merito, senza nulla togliere a tutti noi, al terzo segreto. Il terzo segreto ha un'impostazione di lavoro perché loro partono con la satira, il terzo segreto di satira, questo è Sì. già il meccanismo, unire il sacro e il profano già nel Beh, nome. già nel nome, Quindi certo. scegli dove andare, quale Madonna ti vuoi rivolgere, e l'obbligo di lavorare con la materia della satira che ti impone una qualità migliore, li ha portati anche nei progetti di una comicità più allargata a essere semplici, diretti, ma mai banali.
perché la banalità porterebbe via grippa alla loro identità di Bello. E poi una comicità per me intelligente e non volgare. E ridere senza la volgarità, secondo me, è molto, far ridere è molto più difficile. Dunque, al cinema, mi raccomando, mollo tutto a un Ciringhito. C'è il Giargiane presente, ovviamente. E ovviamente sovranità. quella coppia di comici sardi, o sbaglio? Allora, dal punto di vista probabilmente poi di macchina comica ce ne sono Pino gli anticorpi, Pino ma e c'è Anticorpi. un mostro della comicità che è Benito Urgu, che è il Dario Fo della Sardegna. Calcola che lui ha cominciato a fare il comico a 18 anni perché suo padre aveva fatto la guerra e lo odiava perché lui alla sua età, invece di andare in giro, era al fronte, e lui a 18 anni lascia casa e va in un circo, ti parlo del 1957, in Sardegna, e non fa il giocoliere o il clown, fa il comico. Prende il microfono e fa ridere nei circhi, in giro per la Sardegna, non è come fare ridere negli stand-up di Broadway a New York oggi. È già, è già, me la sta, è già, è già, è una sfida veramente quasi, quasi titanica. Dunque, a vedere il film. Io andrò questo weekend, andrò con i miei figli. Adesso mi sono gustato i trailer. Germano, quindi grazie. Prima di lasciarti, chi vince il campionato? Chi vince? Secco, Non chi spera, guarda, chi spera il io vince no, il campionato. allora, per grande rispetto di Dio, non dico Dio, ma dico il diavolo. Va bene. Io, guarda, io tra le due squadre milanesi, per nota rivalità, preferirei che lo vincessi tu. Ho paura, purtroppo, che ancora sia Non lo so. quest'anno l'altra squadra forse favorita. Germano, grazie. Allora, ci rivediamo un'altra puntata qua. E come ti dicevo, io verrò a Milano a presentare il nuovo libro a febbraio, se riusciamo, e se passi ci facciamo in una libreria, Assolutamente. ci facciamo una chiacchierata insieme, va bene? Ne sarei onorato come lo sono stato oggi. Grazie a te che Io ci ve la... seguite. Grazie. Grazie. Grazie, alla prossima. Un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao.